Diventerà operativo entro il prossimo 15 marzo il fondo rotativo per Kyoto, grazie al quale saranno possibili investimenti per pubbliche amministrazioni e privati cittadini. Ogni anno, per 3 anni, potranno essere concessi finanziamenti a tasso agevolato fino a 200 milioni per anno. Non ci saranno graduatorie, ma richieste a sportello. I fondi saranno erogati dalle regioni alle province, che le gestiranno attraverso il patto dei sindaci, finanziando progetti che riguardano interventi nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della ricerca e della gestione forestale. Sulle possibilità del fondo rotativo per Kyoto, per gli investimenti green, la provincia di Pescara ha organizzato un incontro coordinato dall'assessore all'energia Angelo D'Ottavio, al quale hanno partecipato rappresentanti della finanziaria regionale, la FIRA, dell'Università d'Annunzio, Facoltà di Economia ed Architettura e del settore energia della Regione Abruzzo. I 46 comuni hanno definito, i comuni più grandi stanno definendo in queste ore, i propri piani energetici, hanno definito un programma attraverso il quale puntare nel 2020 a ridurre le emissioni di CO2. Oggi siamo in grado, anche grazie alla collaborazione dell'Università d'Annunzio, di definire dei numeri puntuali, perché questi piani non solo hanno una valenza ambientale, ma anche una valenza economica e sociale, perché le ricadute economiche sul territorio poi diventano anche di tipo occupazionale. La Regione Abruzzo ha messo già 35 milioni di euro al servizio dei comuni, attraverso il fondo rotativo di Kyoto. Oggi la FIRA, che gestisce per conto della Regione Abruzzo questo fondo, mette a disposizione altri 4 milioni e, abbiamo sentito dalla voce del vicepresidente Castiglione, anche il fondo rotativo per gli investimenti, che in Abruzzo ha una fetta importante di circa 50 milioni, destinerà una parte di queste risorse agli investimenti green.